1944. Gli alleati sono sbarcati in Italia, occupata dai tedeschi. Nella loro avanzata verso nord, dove governa ancora Mussolini, le armate americane, inglesi, canadesi e francesi vengono bloccate da una solida resistenza tedesca lungo la linea Gustav, all'altezza di Monte Cassino. Sulla cima del monte sorge il monastero di San Benedetto. Gli alleati sospettano che i tedeschi utilizzino questo prezioso edificio millenario come posto di osservazione. Oltre 220 bombardieri alleati sganciano 420 tonnellate di bombe sul monastero. Le truppe d'assalto tedesche si sono saldamente trincerate tra le rovine del monastero. I bombardamenti non sono serviti a nulla. Queste sono immagini riprese dal regista americano John Huston, inviato sul fronte italiano, che in seguito dirà: fu un massacro nel freddo più gelido. Eppure, secondo Churchill, l'Italia avrebbe dovuto essere il ventre molle dell'Europa. Risalendo dal sud dell'Italia, Churchill sperava di prendere Berlino prima dei russi. Ma da parte sua, l'Armata Rossa avanza inesorabilmente. Kiev viene liberata e la Wehrmacht abbandona l'Ucraina, obbedendo all'ordine di Hitler di distruggere sistematicamente ogni cosa. In Italia i mesi passano e la Wehrmacht continua a tenere la linea Gustav e Monte Cassino. Il generale francese Juin propone di oltrepassare il fiume Garigliano e sorprendere i tedeschi che hanno lasciato sguarnite le scarpate, ritenendole troppo ripide. Ma i soldati dei reggimenti nordafricani e polacchi riescono a scalare la montagna e regalano all'esercito francese la sua prima vittoria della guerra, aprendo agli alleati la via verso Roma. Anche qui la Wehrmacht in ritirata distrugge ogni cosa sul suo cammino. Ma i tedeschi, insieme con gli ultimi fascisti di Mussolini, continuano a controllare il nord dell'Italia e le sue industrie. Vengono attaccati dai partigiani italiani e rispondono con il terrore.